carissimi di Tango Magazine, sesta edizione del Festival del Tango della Valle d'Aosta, San Vincent Tango 2016. Ed è un onore perché sapete che mi trovo nel camerino di Ruben Peloni. Ciao Ruben! Buonasera a tutti. Mi ha consentito di entrare nel suo camerino e questo mi fa molto onore, grazie. Allora, ti sei appena esibito, accompagnato dall'orchestra Hyperion Ensemble, avete fatto una performance magnifica, come sempre, d'altronde. E a caldo così ti chiedo subito, qual è l'atmosfera che hai respirato in questo contesto meraviglioso che è il Palais di Saint Vincent? Siamo ancora con l'adrenalina su, perché noi facciamo un repertorio molto intenso e veramente ce lo godiamo moltissimo. E il finale è la parte sempre più carica e quindi siamo ancora tesi con questa carica. L'atmosfera è bellissima perché è pieno di gente. Gente bella, gente in gamba, anche i maestri fantastici, c'è Joe e Lucilla che sono fantastici, poi c'è anche Mauro e Sara che li conosciamo. E anche tutta l'organizzazione, l'associazione sì. Arte Tango, Walter, Abrigo. Sì, Walter, io è la terza volta che vengo, la prima volta sono venuto con Lo che vendrà, poi l'anno scorso siamo venuti in trio. E quest'anno con Hyperion e quindi io mi sento come a casa perché il posto è meraviglioso, è una zona geografica bellissima dell'Italia e poi è pieno di gente e il palazzetto questo è geniale, è fantastico, veramente sempre meglio qua. È un'atmosfera molto calda, molto gioiosa, come sei stato tu sul palco insieme all'Hyperion, perché si vede comunque che ti diverti moltissimo, che c'è molta armonia tra di voi, grande comunicazione e molto feeling. Sì, siamo un gruppo abbastanza affiatato con Hyperion perché sono diversi anni che lavoriamo e sul repertorio veramente ci lavoriamo tanto, sia sulla tanda, sulla progressione della tanda, che anche sulla tensione del finale, cioè ci teniamo moltissimo. Bruno ci tiene moltissimo alla scaletta, ci tiene molto al repertorio, Bruno è un tipo che lavora moltissimo, moltissimo, c'ha una capacità di lavoro incredibile, sta sempre pensando al bene del gruppo e quindi viene fuori delle cose impressionanti. Tutto quello che fa lui veramente funziona perché ci tiene tantissimo, conosce moltissimo, è un organizzatore anche, ha fatto tantissime edizioni del Festival di Fivizzano, stiamo parlando di Bruno Fiorentini che è il regista dell'Hyperion Ensemble e quindi è un tipo che conosce tantissimo, gli piace anche a lui divertirsi e poi siamo un gruppo umano bello, quindi la passiamo benissimo. E tra l'altro siete venuti fuori anche con un lavoro nuovo, credo, no? dell'Hyperion, dove sì. Tu hai preso parte, Tango Nueve. Sì, è il terzo disco in cui io partecipo, ma è il nono disco dell'Hyperion, per questo motivo si chiama Nueve, che vuol dire nove, ed è un bel CD con tantissimi pezzi, con tantissime versioni molto conosciute, molto belle. C'è la partecipazione di un altro cantante bravissimo che si chiama Hernán Godoy, di cui abbiamo già fatto diversi concerti insieme e sono contentissimo di collaborare anche con lui perché abbiamo una bella intesa. Tra l'altro, se non sbaglio, non so se in un paio di pezzi cantate insieme. Sì, sì, infatti in questo disco c'è una partecipazione su un valzerino che si chiama, adesso non mi viene il nome, Viejo Vals, lo facciamo insieme, poi lui canta altri due pezzi, poi canto anche io altri pezzi. Poi, ovviamente c'è pezzi strumentali, però è bellissimo un disco. E poi c'è da dire che un disco anche a livello cartaceo, di design, molto bello, perché ci sono delle immagini tratte da diversi quadri di un, purtroppo adesso la mia ignoranza
o la mia memoria, per dire, mi fa dimenticare il nome di questo pittore, però è bellissimo, mi piacerebbe moltissimo se poi nella parte edizione compare il nome di questo pittore, perché veramente meravigliosa la non lo ricordo anch'io perché non lo ricordo anch'io perché Bruno Fiorentini me l'ha regalato l'ultimo CD, quindi l'ho già ascoltato, meraviglioso, però non mi ricordo nemmeno io il nome di questo pittore. Quindi in Italia, no, in Europa, Ruben, quanto è apprezzato secondo te il tango cantato dal vivo? Sempre di più, e questo l'abbiamo parlato l'anno scorso quando abbiamo fatto l'ultimo. Esatto, perché noi dovete sapere appunto che ci siamo visti quasi un anno fa, insomma l'estate scorsa, infatti stiamo continuando la nostra chiacchierata. Bravo, sì, io personalmente, e per quello che riesco a vedere, all'inizio per me era difficile proporre la mia intervenzione, ti parlo del 2002-2003 quando abbiamo iniziato. Invece poi col tempo è stato sempre più apprezzato con l'arrivo delle orchestre che fanno appositamente musica per la milonga e la partecipazione del cantante, che molte volte viene fuori, per esempio abbiamo il Sestetto Milonghero, altre formazioni che contengono la figura del cantante, è stato sempre più apprezzato. Questo penso che anche per un lavoro delle scuole, nelle scuole di tango, dove i maestri li parlano sicuramente agli allievi, o l'allievo forse ha l'inquietudine, come si dice, l'interesse di capire chi è questo cantante, perché magari gli piace, magari si è abituato a sentirlo, chi è quest'altro. Ma anche perché semplicemente è molto bello comunque. Sì, ovviamente, per me il motivo principale è quello, credo che venga apprezzato proprio anche per quello, quindi piace per questo. Sì, 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 sono molto contento di questa cosa. Infatti, ma volevo dire, no? Si è visto che tu sul palco, appunto, come dicevo prima, giochi, perché ti diverti insieme agli altri componenti dell'orchestra, scherzate, c'è il clima così proprio scherzoso, giocoso. Per quanto riguarda invece il tuo rapporto col pubblico, come interagisci col pubblico? Quanto ti dai? Quanto dà il pubblico a te? Quanto bisogno tu hai del pubblico? L'interazione col pubblico c'è sempre. Dal momento in cui loro ballano su quello che stai facendo tu, già è un modo di interagire. Poi ovviamente quando uno sta cantando a volte scopri la gente che ti rivolge uno sguardo, vuol dire che ti sta ascoltando, o un sorriso, succede a volte. Pure, no? Il ballerino stesso che balla sulle note della tua voce, dico note della tua voce perché la voce è uno strumento. Sì, sì. Tra l'altro lo strumento, a parer mio, il più delicato e come tale il più prezioso. Non so se è il più prezioso, però... Fa sempre il modesto. Io credo che è uno strumento, ovviamente è il mio in questo caso, però il modo di interagire col pubblico per me è quello, no? E poi ovviamente quando scendi dal palco o nell'applauso, quando la gente ti manifesta la sua gratitudine, e anche quando scendi dal palco è la maniera in cui noi interagiamo col pubblico. Io a volte, quando il palco non è troppo distante dal pubblico e sono carico, qualche volta ho fatto partecipare. Ti piace proprio, sì, scendere tra il pubblico, viverlo proprio. Sì, se c'è la gente che si diverte con me, che vuole partecipare con me, io lo faccio cantare a volte. Ci siamo anche. Ti è mai capitato, Ruben, che invece non ci fossero queste condizioni per avere proprio uno scambio di energia, no? Tra te e il pubblico, questo continuo feedback, no? Magari non so, l'impianto sonoro l'impianto, sì, acustico, molto, per cui tu magari, oppure magari il tuo stato d'animo. Sì, sì, certamente. In questo caso come reagisci? Cioè cerchi di recuperare, cerchi di. Sì.
Sì, uno cerca sempre di stare al massimo, però è vero che molte volte l'impianto vuol dire tanto, e la sala vuol dire tanto, e una, questo è importante, è molto importante. E quindi uno cerca di fare sempre il meglio, però inevitabilmente quando non sei al completamente la voce è l'unico, se parliamo di strumenti, è l'unico strumento che a volte o molte volte quando fai due tre date di fila io faccio un repertorio, sempre canto molto impegnativo, sì. E quindi al terzo giorno, se non stai attento come ti comporti, e io a volte non sto molto attento perché sono molto monello, sì, mi diverto, allora entro, a volte esagero, devi stare attento perché magari non ci arrivi al terzo o non ci arrivi al 100%. Non credo, comunque, vabbè. E quindi questo incide tanto. Poi il pubblico, ovviamente, il feedback del pubblico, a volte anche quello, molte volte incide. Sì, sì, lo devo riconoscere. Però mi è capitato, per esempio, di andare a cantare una volta a Finlandia, molti anni fa, 2007-2008, non mi ricordo, con Tango Tinto quella volta. Cioè, io pensavo che non piacevamo, cioè che era una cosa, perché c'erano degli applausi, ovviamente, come perché stavamo suonando bene, ma... però non era quel modo di che uno era abituato, no? Non era il modo latino che abbiamo noi mediterranei. Non so, io era la prima volta che andavo a un paese nordico, però quando siamo usciti c'era la gente emozionatissima, qualcuno con le lacrime. Sorpresa per te. Sì, sì, infatti una cosa che abbiamo condiviso con i ragazzi, dico, cavoli, non me l'aspettavo, quindi... strano. Se però io ti... non sono la prima persona che gli succede questa cosa, ho parlato anche con altri colleghi musicisti che hanno vissuto la stessa situazione, per uno che non, io in quel momento non c'ero mai andato, e in quel caso lì, quando tu ti immagini un film invece un altro, vedi? Hai toccato con mano un'altra realtà, insomma. Sì, io pensavo, dico, guarda, non piacciamo per niente, invece la gente poi era gratissima. Se io, Ruben, ti dovessi dire Ruben Peloni e i Los Tanturi. Sì, è la mia formazione in trio, ma non è una cosa nuova, perché cioè il nome è nuovo, però noi in trio con Adrian Fioramonti, con cui collaboriamo, e poi con diversi ragazzi che hanno fatto le volte bandoneonista, abbiamo lavorato con Gerardo Agnese, con Antonio Ippolito, con Simone Marini, adesso con Dario Polino. Perché, se non sbaglio, mi sembra che ci sia anche in versione sexteto. Abbiamo fatto un paio di volte anche allargati, sì, sempre con un repertorio mirato al ballo, però sempre con arrangiamenti nostri. Lì già non ci sono tante trascrizioni o cover di vecchie orchestre, abbiamo arrangiamenti nostri proposti anche per il ballo. Sì, è una cosa, quello sì, quello del sestetto è nuovo, però il trio, quello è nato come un trio. Il trio è una cosa che ce l'abbiamo da sempre, la formazione chitarra, bandoneon, voce, da tanti anni. Ruben Peloni e Los Tanturi l'abbiamo messo come nome qualche anno fa, così un po' scherzando, e adesso stiamo lavorando tanto, sì, per le milonghe, per la cosa più quotidiana, sì, perché essendo una formazione piccola è più proponibile nel quotidiano, sì. Che è una formazione grande che a volte è più movimento, più spesa. Più... Senti, come sta andando? Dimmi se sbaglio, è il congiurado? È il Conjurado Tango Sinéditos, no?
Il Concurato è una grande soddisfazione nostra, musicale. Non siamo riusciti ancora a trovare il canale giusto per presentarlo a livello concertistico, che è la cosa che ci interesserebbe tanto. Però stiamo vendendo i dischi quando andiamo in Milonga, quindi la gente lo sta conoscendo. È difficile far conoscere una cosa nuova, si tratta di brani originali, composizioni di Adrian Fioramonti, sia la musica che i testi. Io ti dicevo l'altra volta, Adrian è stato sempre un compositore di musica, di tango anche, di jazz, tante altre musiche, però è la prima volta che si mette a scrivere i testi, le poesie, e si è rivelato veramente un grandissimo scrittore, perché lui, a parte una persona molto colta, però non è facile creare, non è facile comporre per la musica, e veramente lui l'ha fatto con grandissimo gusto. In quel disco sono tutti pezzi suoi, sono tutti brani composti da lui. C'è un solo brano che il testo è mio, un solo, però il resto sono tutte composizioni sue e sono veramente bellissime. Siamo molto contenti. Adesso stiamo programmando per... Ti volevo sapere appunto i tuoi progetti, che cosa bolle in pentola, che cosa... Con questo progetto, Concurato, stiamo programmando un viaggio in Argentina adesso a ottobre, dove andremo a presentare questo lavoro dalle mie parti, dalle parti sue. Stiamo parlando anche con gente a Buenos Aires, perché noi siamo dell'interior, siamo di Santa Fe, quindi andremo a Colón, andremo a Santa Fe, Cañada Gómez, che è la mia città, Rosario, e andremo anche a Buenos Aires. Questo è quello che vuole in pentola. Speriamo di concretizzarlo, perché ci abbiamo tantissima voglia e vogliamo andare a presentarlo là, però faremo anche il nostro repertorio milonghero, perché cercheremo anche di andare a suonare anche per l'ambiente milonghero. Perfetto. Altre cose che magari ci vuoi comunicare, che sono degne di nota? Dalle mie altre collaborazioni, per esempio con Tango Tinto, è appena uscito il disco, il nuovo disco di Tango Tinto. Guardi il titolo? Sì, Camino Esquivo, è un bellissimo disco. Anche lì ci sono composizioni originali di Gerardo Agnese, di Barbara Barasipega. C'è una milonga mia anche, sia musica che testi, molto divertente. E ci sono alcuni classici riarrangiati, bellissime versioni che abbiamo fatto. C'è una samba, un brano folcloristico con musica di Gerardo e Paola Dell'Elba, che ha fatto il testo. E io ho interpretato questo pezzo. È un bellissimo lavoro anche questo, quindi è tutta la produzione che abbiamo fatto l'anno scorso, sia il Conjurado che questo disco, che il disco con Hyperion. Sono usciti tutti e tre nel 2016. Un'annata fruttuosa. Sì, l'anno scorso è stato un anno più produttivo a livello discografico, ci sono stati un po' meno di concerti, quest'anno ci sono tanti concerti di nuovo, ci sono stati e ci saranno. E ci sono questi dischi che sono usciti, è un orgoglio, bello, sì, sono molto contento. E andiamo avanti così, sempre di più. Okay. Andiamo avanti, speriamo sempre di più. Sempre di più, sicuramente. Allora, visto che tu sei una persona così simpatica, scherzosa, disponibile, carina, oltre che un grande cantore de tango, questa sera abbiamo scoperto anche compositore. Allora, l'ora è tarda, siamo stanchi, abbiamo voglia di andare a dormire, giusto? No, ancora resto. Io ho voglia di andare a dormire invece, allora... Buonanotte. Ecco, esatto, perché signore pubblico, il Ruben Peloni più sincero, più autentico, viene fuori quando canta. Allora, me lo intoni Buonanotte Fiorellino, ti prego. Sai che succede? Non mi so le parole, però ti posso dire,
È un brano che io ho un rapporto con mia figlia che è fantastico, quindi è un brano che veramente a volte non riesco a cantarlo, lo facciamo come bis, purtroppo non mi ricordo le parole, il testo. Allora facciamo una cosa, un pezzettino di un brano che tu senti particolarmente, in cui ti rispecchi in questo momento, in questo periodo, che hai sempre nella testa, che hai sempre voglia di cantare. Così. Non mi hai soddisfatto su Buonanotte Fiorellino, allora adesso ti devi rifare. Un bandoneón con su resuello tristón, la noche en el cristal de la copa del bar y del tiempo que pasó. Mi corazón con su borracha emoción y en otra voz la voz de la historia vulgar dice su vulgar dolor. Americana, Americana, Americana.